Signore, immagine dell'amore infinito del Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, vero Adamo e primogenito della nuova umanità, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, sposo fedele che mai abbandoni la tua Chiesa fra le istituzioni del mondo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Parole da Dio.
chi teme il Signore cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. La tua sposa, la vita feconda nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come gli arbori di ulivo intorno alla tua mensa. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. Ecco, come ha benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore e da Sion. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. Prenderanno siano decisioni illuminate dal dono dello Spirito.
attenzione in preghiera in questa celebrazione. Dicevo, la famiglia, ma avevo già detto un'altra volta che non si tratta semplicemente della famiglia, ma è bello oggi della festa della comunità pensare a una famiglia più allargata che siamo tutti noi. Forse che tra cristiani non ci chiamiamo fratelli e sorelle, io ogni volta che dico fratelli e sorelle, sorelle e fratelli, chi si chiama, chi è fratello e sorella, se no un ambito familiare? E Dio è il padre. Ecco, per cui è bello pensare anche alla vita della comunità, ecco, oggi in modo particolare, e quindi a tutto ciò che la vita della comunità chiede. Penso soprattutto e prendo soprattutto la frase iniziale che abbiamo letto nel libro della Genesi. Dice così: il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo. Questa frase, se uno ci pensa bene, racchiude in sé tutta la Bibbia. Cioè, possibile? Tutta la Bibbia. Allora, se leggo questa frase da tutta la Bibbia, beh, in un certo senso sì. Perché, pensate, c'è tutta la premura di Dio e la misericordia di Dio, affinché ciascuno di noi non si senta solo. Così è stata la premura che per non farsi sentire così soli addirittura non dato suo figlio. Ma pensate che Gesù si è incarnato. Ecco, potremmo dire proprio perché l'uomo non sia solo. Ecco, non si senta solo. Pensavo in questi giorni quali tipi di solitudine potrebbero esserci. A me ne hanno in mente almeno tre, poi ce ne sono tanti altri. Ecco, che è bene che una comunità si aiuti a superare, se ci fossero, quindi a non vivere questi tipi di solitudine, non crearle meglio. Allora, il primo tipo di solitudine che mi viene in mente è la solitudine fisica. Vedete, noi siamo qui insieme, ma non è detto perché siamo uno attaccato all'altro che uno si senta solo. Ecco, per cui c'è un'esperienza di solitudine che va al di là dell'essere semplicemente accanto. Ecco, la comunità cristiana è chiamata ad essere capace di porre gesti di attenzione verso gli altri, cioè dobbiamo così in modo da già guardarsi negli occhi quando ci si parla, ci si guardasse. Pensavo, non voglio dire che non sono strumenti buoni, però pensavo, guardate oggi come ci si comunica con Facebook, Twitter, ma pensate se Gesù avesse mandato un Twitter agli apostoli e detto ci troviamo al lago di Galilea alle ore 16. Ma voglio dire, per la carità, ma no, è passato. Pensate a Matteo, è passato lavorando negli occhi, è entrato in empatia con lui, con i suoi dolori, con i suoi pensieri, ma per quello Matteo si è alzato e ha seguito Gesù, non certo perché gli ha mandato un Twitter. Ma ecco, voglio dire, gli strumenti sono buoni, ci mancherebbe altro, però umanamente parlando, certe cose bisogna che facciamo sentire il calore della vicinanza, non la freddezza di un semplice pensiero. Ecco, allora è bello che nella vita della comunità si vive innanzitutto questo. Signore, aiutaci a togliere la solitudine fisica. Ecco, aiutaci ad essere persone che sanno guardare negli occhi e nella misericordia sappiano aiutarsi a camminare. E poi certo tutti gli strumenti sono buoni, sono utilizzati bene, però ecco, aiutaci ad essere così, Signore, a sentire il calore della bellezza del camminare insieme. Questo è la vita della comunità, perché in questo modo, ecco, noi comunichiamo e diciamo il Signore. La seconda solitudine che mi viene in mente è quella di una solitudine spirituale, morale. Vedete, quando dentro di noi, ecco, se uno guarda dentro di sé e vede che c'è poco, niente, o magari ha mille cose, fuori da sé, mille cose, ma poi
interiormente c'è poco. Pensavo in questi giorni, siamo in un'epoca in cui c'è una marea di gente depressa. Io mi chiedo, ma dove c'è questa gente depressa? Ecco, c'è un sacco di gente che ha un sacco di cose, tra l'altro, e non depressi, insomma. Sono i poveri che non hanno ben niente, sono lì non contenti perché sono poveri, voglio dire. Però hanno uno spirito ricco, ricco, ricco. Ecco perché un vuoto dentro è solo dentro di sé. Con una bruttissima solitudine. Ecco, non è bene, dice la Bibbia, non è bene che l'uomo sia così. Però la comunità cristiana esiste, c'è, vive, ecco, per aiutare anche a riempire quei vuoti. Non è la testimonianza, perché noi diciamo che dobbiamo essere testimoni del Signore, che è la gioia, che è il senso della vita, ma proprio per questo, ecco, perché noi diventiamo quella bellezza, dovremmo trasparire da noi stessi quella bellezza dell'essere con Gesù Cristo. E allora uno dà, dona, riempie, è capace, ecco, di colmare certi vuoti interiori. Pensate, quando uno dice, quando avviene questo vuoto interiore, è quando uno pensa di non aver bisogno di essere perdonato o di perdonare, per cui è a posto, e non si rende conto che in realtà dentro di sé si sta svuotando, perché perde di una sensibilità, di un'attenzione, appunto, ecco, di un amore interiore. No, abbiamo bisogno certamente di un percorso, ecco, la liturgia, ecco, che ci faccia riscoprire la bellezza dell'essere perdonati, che bello, ma anche la gioia di saper perdonare ancora di più. Ecco, di riacquistare dentro di noi il senso dell'umano. Chiediamo al Signore oggi, in modo particolare, in questa celebrazione, questa grazia, chiediamo per la donna, come desiderosario. Io consiglio a tutti una buona terapia spirituale. È quella del rosario. Ora, certo, ho detto bene, non è tanto perché devo ripetere 50 volte Ave Maria, ma perché, guardate, che è un itinerario del cuore questa preghiera. È un itinerario del cuore questa preghiera. Ecco, chiediamo alla Madonna oggi, in modo particolare, che ci aiuti ad essere così, portatore di speranza, capace veramente di dare e di colmare certi vuoti e certe solitudini del cuore. Ecco, chiediamo questo dono, perché il Signore stesso ce lo dice nella parola: non è bene che l'uomo sia solo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre e di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, per la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e risorto,
aiuti a vivere la storia dell'alleanza con Lui e i fratelli come amore sponsale e fedele. Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa esorti i suoi figli a superare ogni dissenso e promuova l'unità delle famiglie e la concordia tra i popoli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché le istituzioni civili continuino il senso autentico della giustizia, impegnandosi a favore del bene comune. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché le famiglie vivano in armonia, rinnovando ogni giorno la disponibilità al rispetto reciproco e a un amore vicendevole. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità familiare, perché sia vicina alle famiglie ferite, con una testimonianza autentica di carità cristiana. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo San Francesco, perché ci aiuti a instillare nel nostro cuore desiderio di umiltà, purezza e carità, così da sconfiggere ipocrisia e corruzione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, donaci di confidare nel tuo amore e di affidare a te ogni nostra intenzione. Sostieni con la grazia il nostro cammino, che vivieremo nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
santifica questi doni con l'effusione dello Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della Gesù Cristo.
che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Abbiatevi un segno di pace. Preghiamo. La
comunione a questo sacramento salvi la nostra fame e sete di te, o Padre, che ci trasformi nel Cristo tuo Figlio e di vive regna nei secoli dei secoli. Amen. Domani mattina alle ore 9:30, doveva essere alle 10, ma 9:30 perché poi il funerale a Zinasco. Ecco, domani mattina alle 9:30 qui in chiesa la Santa Messa d'ufficio per tutti i defunti della parrocchia. Ricordo poi sul banco di beneficenza, vicino al comune, come tutti gli anni, qui ricavato per le opere parrocchiali in modo particolare per il nostro asilo. Domenica prossima poi ci sarà la Santa Messa all'inizio dell'anno catechistico, poi sarà sempre al sabato, al mercoledì successivo, comunque la celebrazione, inizio di questo nuovo anno di catechismo. Il Signore sia con voi.